In questo ultimo video sull'amicizia, secondo Aristotele, ci soffermeremo su un brano tratto sempre dal libro nono, che, come sappiamo, insieme al libro ottavo, costituisce i libri in cui Aristotele parla espressamente dell'amicizia e della filia, e ci soffermeremo su questo brano in cui egli parla di un particolare tipo di amicizia che riguarda i rapporti tra i cittadini della polis, i rapporti quindi tra i cittadini di uno Stato. Si tratta, diciamo così, di un'amicizia di interesse, possiamo dire, ma di un interesse alto, elevato, nobile, dell'interesse che coincide con il bene comune, tocco in nonno. Il bene comune, il tocco in nonno, è l'interesse della comunità, non l'interesse del singolo. Non, diciamo così, il tornaconto personale di questo o quel cittadino, di questa o quella categoria, ma il tokoinon è appunto l'interesse di tutta la comunità. E l'interesse di tutta la comunità dipende dalla concordia tra i cittadini, cioè dipende dal fatto che ciascun cittadino conosce perfettamente il proprio dovere e lo fa, molto semplicemente. La concordia cessa tra i cittadini nel momento in cui questi, pur conoscendo perfettamente il loro dovere, non lo fanno e quindi, diciamo così, pretendono di ottenere soltanto i vantaggi della vita associata, ma non sono disposti ad assumersi anche le loro responsabilità, ad assumersi anche i sacrifici che in qualche modo la vita associata richiede, ma vogliono soltanto che gli altri rispettino la legge, non essendo essi stessi disposti a rispettarla. Questa situazione in cui i cittadini, in un certo senso, dimostrano la corruzione del loro animo, la loro malvagità, è tale da precipitare lo Stato nella rovina. È tale appunto da precipitare lo Stato in quella situazione conflittuale di stasis, di guerra civile, che evidentemente è il male maggiore che può capitare a una comunità perché alla lunga tutti perdono. Il bene comune richiede evidentemente una collaborazione tra i cittadini e richiede soprattutto un amore per la giustizia e quindi un desiderio di compiere azioni giuste che nel malvagio, come abbiamo visto nel video precedente, non c'è. Ma andiamo a leggere alcune frasi in cui appunto questo concetto generale viene espresso anche con degli esempi. Beh, c'è da dire prima di tutto che Aristotele distingue tra una concordia nel senso appunto di azioni concrete attraverso le quali i cittadini si mettono d'accordo su ciò che costituisce l'interesse di tutta la comunità. E questa egli la chiama omonoia, e una omodoxia, cioè un concordare semplicemente a parole. Ecco, io posso dire sono d'accordo con te su determinate idee, su determinati argomenti, questo non mi impegna più di tanto perché finché restiamo sul livello del discorso delle parole possiamo dire tutto e possiamo andare d'accordo su tutto, ma evidentemente questa omodoxia nulla a che vedere con la omonoia, con la concordia vera e propria, la quale si misura a livello pratico, cioè a livello delle azioni. Quindi io posso dimostrare di essere disposto ad andare d'accordo con te soltanto nel momento in cui, come cittadino, rispetto la legge e so che anche tu la rispetti.
nel momento in cui ci mettiamo d'accordo che la cosa migliore da fare, sia per me che per te, per tutti gli altri, è di compiere puntualmente il nostro dovere e di aver perciò anche diritto a quei vantaggi che la comunità riserva appunto ai cittadini, in quanto i cittadini sono virtuosi, cioè in quanto i cittadini concordano su ciò che è giusto fare, su ciò che costituisce il loro interesse. Il loro interesse come comunità, però, non il loro interesse personale, non il tornaconto di ciascuno. Se io, in un certo senso, voglio fare esclusivamente il mio tornaconto, e anche tu vuoi fare la stessa cosa, e anche quell'altro vuole fare la stessa cosa, si creerà inevitabilmente tra di noi una situazione di conflitto, di stasis, di guerra civile, che è esattamente il contrario della omonoia, della concordia, che richiede invece che ciascuno di noi si metta d'accordo con tutti gli altri su ciò che costituisce l'interesse comune, l'interesse della comunità. Ecco in che senso allora Aristotele parla di questo particolare tipo di amicizia come di un'amicizia politica, una politiche filia, no? Politica nel senso che questo tipo di amicizia promuove il bene comune, il bene della polis, ecco perché politica, no? Il bene della polis, il bene della città, il bene dello Stato, e quindi promuove anche il bene di ogni singolo cittadino che riconosce che per ottenere il risultato comune della felicità di tutti occorre fare il proprio dovere. Occorre mettersi d'accordo con tutti gli altri sul fatto che sia giusto rispettare la legge. Nel caso in cui i cittadini siano corrotti, nel caso in cui il cittadino sia malvagio, cioè corrotto, e allora evidentemente lo Stato andrà in rovina, perché egli pretenderà di avere per sé tutti i vantaggi senza addossarsi gli oneri, i sacrifici che comunque la vita comunitaria richiede. Ma andiamo a vedere queste frasi in cui Aristotele precisa questi punti, anche con degli esempi. Dice Aristotele: le città si dicono concordi quando tutti i cittadini ritengono opportuno che le cariche siano elettive, o che ci si allei con gli Spartani, o che Pittaco eserciti il potere per tutto il tempo che anch'egli lo voglia. Ma quando di due rivali ciascuno vuole essere lui ad esercitare il potere, come i due nelle Fenice, allora c'è la guerra civile, appunto la stasis. Infatti, essere concordi non significa che l'uno e l'altro intendano la stessa cosa, qualunque essa sia, si è bensì concordi quando l'uno e l'altro intendono che sia la stessa persona ad avere la stessa cosa, per esempio, quando sia il popolo, sia la classe dirigente, vogliono che siano i migliori a detenere il potere. In questo modo, infatti, tutti ottengono quello cui aspirano. Ecco, qui abbiamo, in queste brevi battute molto dense, intanto il riferimento a un'opera, a una tragedia di Euripide, che sono le Fenice, nella quale si racconta di due fratelli, Eteocle e Polinice, i quali, aspirando entrambi al trono della città di Tebe, finiscono per ammazzarsi l'un l'altro, perché evidentemente volevano la stessa cosa, quindi avevano la stessa opinione, ecco il caso della omodoxia, volevano la stessa cosa, cioè volevano diventare re di Tebe, ma non volevano che fosse la stessa persona
a diventare re di Tebe. Ognuno voleva per sé il trono. Se, per esempio, Eteocle avesse concordato con Polinice sul fatto che fosse Eteocle a diventare re di Tebe, ecco, ci sarebbe stata tra i due fratelli una concordia. Quindi vedete come dice qui Aristotele, vi è concordia appunto quando, diciamo così, in una polis le due parti, noi potremmo dire le due classi, no? Il popolo e la classe dirigente, entrambi riconoscono che i migliori devono governare e non per esempio i raccomandati, non gli incapaci, non coloro che hanno semplicemente più voti degli altri, ma se in una comunità tutti riconoscono che è giusto che governino i migliori, coloro che sono più adatti a svolgere quel ruolo dirigente, e allora la comunità funzionerà bene e tutti saranno più felici. Non vi saranno conflitti, non vi saranno situazioni di ingiustizia intollerabile che porteranno prima o poi alla guerra civile, cioè porteranno prima o poi alla distruzione stessa della comunità politica. E infatti, quando è che la città rovina, quando è che lo Stato va a gambe per aria? E quando vi è una prevalenza, potremmo dire, di corrotti, di malvagi. Ed ecco l'altro brano che vi volevo leggere. Tale concordia, quindi l'omonoia, si trova nella classe dirigente. La classe dirigente intesa come la classe dirigente dei migliori. Si trova quindi nella classe dirigente. I suoi appartenenti, infatti, sono concordi sia ciascuno con se stesso. Ricordate quando nel video precedente noi abbiamo detto che l'uomo buono ama se stesso, non è in conflitto con se stesso, è un filautos, cioè un diciamo così, è pienamente soddisfatto di se stesso. Quindi qui la classe dirigente, gli aristoi, cioè i migliori, sono concordi con se stessi, sia gli uni con gli altri, sia con se stessi sia gli uni con gli altri, cioè sanno perfettamente quali sono i loro limiti e sanno attenersi al loro ruolo senza pretendere, diciamo così, di usurpare un compito, un ruolo che non gli compete. Sanno disciplinare i loro istinti e sanno soprattutto addossarsi le loro responsabilità, gli uomini migliori, quelli che secondo Aristotele dovrebbero governare la città e quelli che dovrebbero essere in qualche modo, quelli su cui i cittadini dovrebbero essere concordi tra di loro nell'affidare il governo della città. Diciamo, dicevamo quindi che sono concordi sia ciascuno con se stesso, sia gli uni con gli altri, poiché, per così dire, si tengono sul medesimo terreno. Le volontà di tali uomini sono stabili e non rifluiscono continuamente come l'Euripo. L'Euripo era un tratto di mare in cui le correnti erano particolarmente forti e turbolente. E quindi la volontà di tali uomini, la volontà dei migliori, è una volontà stabile, non è una volontà instabile, tirata oggi da una parte e domani dall'altra, come accade per il malvagio, no? Che non ha una sua stabilità, non ha un suo equilibrio e dunque in un certo senso è inaffidabile, preda delle sue voglie, preda delle sue ambizioni smodate, non riesce con la ragione a disciplinare queste voglie, questi desideri, queste ambizioni.
vogliono le cose giuste e vantaggiose e a queste tendono anche come comunità. Quindi vogliono le cose giuste e vantaggiose naturalmente per sé, ma soprattutto giuste e vantaggiose per la comunità, perché si capiscono che il bene della comunità coincide anche con il loro bene personale. Cioè nel momento in cui si capisce appunto che il mio vantaggio consiste nell'operare, nell'agire insieme a tutti gli altri affinché tutti siano avvantaggiati, affinché la comunità nel suo complesso funzioni bene e quindi realizzi il suo scopo, ecco, nel momento in cui io capisco questo e metto in pratica questa idea, e allora promuovo la concordia civile ed il bene dello Stato. Gli uomini cattivi, ecco, non sono in grado di essere concordi, ecco, non sono in grado quindi di instaurare tra di loro un rapporto di amicizia politica, non sono in grado di comprendere che moderare le loro ambizioni, rispettare la legge che essi stessi vogliono che gli altri rispettino, è l'unico modo di costruire una polis, uno stato stabile, ordinato e che garantisca a tutti felicità, benessere e sicurezza. Gli uomini cattivi, dicevamo, non sono in grado di essere concordi, come anche di essere amici, se non per poco, perché tendono a prendersi di più degli altri quando si tratta di vantaggi, ma a tenersi indietro quando si tratta di fatiche e di servizi pubblici. Ecco quello che dicevamo, cioè gli uomini cattivi sono sempre in prima fila quando si tratta di arraffare, ma cercano sempre di scappare nel momento in cui si tratta di assumersi delle responsabilità. Poiché ciascuno vuole per sé questi vantaggi, spia il prossimo e lo ostacola. Ecco qui la guerra civile, ecco qui il contrasto, ecco qui le ingiustizie, ecco qui le prepotenze, ecco qui la sofferenza, no? Che noi siamo in grado di darci nel momento in cui non sappiamo, come dire, essere giusti, nel momento in cui non sappiamo disciplinare le nostre pulsioni. Quindi si ostacolano e quando i cittadini non se ne curano, il bene comune va in rovina. Ecco, questa è una frase molto importante. Il bene comune, tocco e non, va in rovina. E quando i cittadini, di fronte ad altri loro concittadini, che o per avere più potere, o per essere particolarmente ambiziosi, o per avere delle pulsioni particolarmente forti, quando questi cittadini non vengono, diciamo così, controllati, non vengono perseguiti dagli altri cittadini, e quando li si lascia fare, il bene comune va in rovina. Ed è un po' la situazione anche che viviamo oggi, no? Questo nostro disimpegno, questo nostro, come dire, rinchiudersi nel proprio privato e non occuparsi del bene comune, evidentemente assomiglia molto alla situazione che qui, con poche battute, Aristotele ha descritto. Cioè, la polis va in rovina quando la maggior parte dei cittadini, anche quelli che sono, diciamo così, più giusti, più onesti, si disinteressa, lascia fare, lascia che i cattivi, lascia che gli ambiziosi, lascia che i disonesti in qualche modo abbiano mano libera, no? E precipitino appunto lo Stato nella rovina con la connivenza
di tutti gli altri cittadini che invece di redarguirli, invece di come dire, unirsi per cacciare i corrotti o perlomeno per limitare il danno, si disinteressano del bene comune. Lo dice molto chiaramente qui, dice: il bene comune va in rovina quando i cittadini non se ne curano.